Ciao! In questa puntata andiamo ad ospitare un ospite molto molto importante nell'ambito del cinema, della radio, che è cresciuto qui in Abruzzo. Non sto ad anticiparti niente. Ti consiglio di ascoltare la puntata con attenzione. Ti dico già che nei primi minuti l'audio non è al massimo, ma poi abbiamo risolto la situazione e quindi poi si sentirà benissimo. Se poi questa puntata ti piacerà, che è quello che ci auguriamo, condividila, metti mi piace, commenta, sia per approfondire delle idee che vengono esposte nella puntata, ma anche per suggerirci altri ospiti, o magari conosci tu già qualcuno. Supportiamo questo progetto di divulgazione di personaggi abruzzesi che danno un grande contributo a questa regione. E poi lo mandiamo a tutta Italia, a tutto il mondo, perché poi il web ci rende liberi appunto per questo. Ma ti lascio la puntata. Ciao. Io mi ricordo con Luca Ward giocavamo sempre, ci stavano periodi in cui abbiamo lavorato insieme, poi si lavorava insieme, no? E lui faceva il primo attore, quello con la voce bella, così, cioè, e io facevo il carattere. No, allora hai capito? Quindi mi facevo un culo, strillavo, facevo lo pazzo, lo maniaco, le cose, cioè, e lui no, allora lui faceva l'ispettore, sì, quelli sì, con le voci stabili. Quindi lui non faceva un cazzo, voce normale, bella. Se ti mi faccio il culo qua e tu non fai mai un cazzo. Di chi si lo fie mo lo sai, in questo podcast racconterai di chi si lo fie. Ciao, ciao Marco. Che location? Ma qua, cioè, si dice abbiamo fatto i soldi. No, in realtà è green screen, cambiamo ogni volta. Ah, sì, 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 sì. Anche il divano non è un divano, siamo su delle sedie di legno impiallacciate male. No, facciamo finta di essere seduti, un po' la... Bravo, bravo. Tutto tecniche teatrali, anni e anni. Ma guarda, una favola, proprio uno zuccherino sto. Sto in zona tra... diviso tra traslochi e problemi al lavoro, quindi sto proprio una favola, una favola. Ma queste cose servono per alzare un po' l'energia, muoverti. Sicuramente non l'interesse di chi ci sta seguendo, perché insomma... Se vuoi novità sul suo lavoro, scrivi in privato. Assolutamente, assolutamente. Qui noi siamo per parlare, siamo solo, diciamo, dei fautori di domande. Sì, siamo dei portavoce. Possiamo dire che, senza che non ce ne abbiano a male gli ospiti precedenti, ma mai come oggi sono emozionato. Sono molto emozionato. A caso ho detto portavoce. Portavoce. Connessioni proprio. E poi anche perché le puntate le fanno i nostri ospiti. Assolutamente. Noi parliamo, lo diciamo ogni volta, lo scopo di questo podcast è trovare delle persone sia abruzzesi che hanno qualcosa da raccontare, sia che vivono fuori e sono venute qui per fare qualcosa o raccontarci qualcosa. Io senza indugi passerei a presentare l'ospite di oggi. Lo diciamo in coro come sempre. Lo diciamo in coro come sempre. Uno, due, tre, Roberto Pedicini. Eccolo. Applausi finti. Eccolo. L'attentato è... Attenzione. Secondo, in realtà, è lo spigolo che è ancora più importante, perché questo è proprio da pam. È uno spigolo a cui dura il cranio, no? Non solo, ma lì c'è una parte un po' lucida e no, si chiama Davide Desiderio. Sì, quella parte si chiama Davide. Si chiama. Sì, sì, sì. Salutiamo i proprietari dello stabile. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao, a tutti. Hai affrontato la prima prova? Cioè, sì, non ho per ora. Okay. Dopo aver avuto il mio. Assolutamente. Ovviamente, ovviamente. Solo per quella, anche perché non mi pagate. Tra l'altro, da notari professionisti, abbiamo coperto la marca per non fare promozione occulta. Sì, sì, sì. Se qualcuno dal pubblico vuole il vino, fa un gran favore. Sì, 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 sì. Bravo. Assolutamente. Bravo, bravo. Se qualcuno veniva. Quanto... È l'unico vestito bene. Tra l'altro. Che lui è un sommelier. Sì. Ciao, passa. Piacere, piacere. Il bello della etichetta, ma noi non siamo. Assolutamente. Allora, noi abbiamo una prima domanda standard che ci piace fare in coro al primo ospite. Vedi, mi abbraccia pure, vedi come. No, no, no. Come vuoi, quindi. C'è troppa fluidità nell'aria. Qui c'è del fluidismo, c'è del fluidismo. Basta che non ci sia del fluido, perché. Sei pronto? Ripigliati. Uno, due, tre. Di chi si lo fie? Questa frase veramente mi ricordi proprio, no? Abruzzesi, cioè. Quindi l'abruzzesità la dobbiamo tirar fuori.
Purtroppo con me cascate male, perché io, la mia origine non è abruzzese, cioè non sono nato in Abruzzo, sono nato a Benevento, da un padre che si chiamava Cosimo e da una mamma che si chiama Gina. Ok, quindi mio padre e mia madre sono Cosimo e Gina. Cosimo è andato da qualche altra parte, non lo sappiamo quando, ma tanti anni fa, e mia madre invece resiste ancora alla luce dei suoi 90, quasi 95 anni, per cui insomma speriamo che resista ancora un po', perché non si è mai pronti, no, per restare. Poi la vita in qualche modo mi ha segnato un po' un destino, nel senso che io sono grande di età, però non ho figli, ho avuto una moglie, insomma siamo separati, divorziati da tanti anni, quindi aspetta, passo io. No, questo è per te, questo è per te. Quello con la pozione. Noblesse oblige, il calice più grande. Grazie. Allora, non avendo figli, cioè, mia madre è l'unica superstite del ceppo originario, per cui di Ghisilufi mi andava di rispondervi seriamente, anche con un pezzo di cuore, che è il mio ultimo pezzo di cuore rimasto vero, ed è di Mamma Gina. Le facciamo un brindisi in onore a Mamma Gina? Sì, se la merita. Mamma Gina di esserci, che noi conosciamo anche per i video. Sì, per le storie che metti su Instagram, che è vero, è vero, la rendo partecipe, perché poi lei si dice, adesso è meno lucida, diciamo, però insomma io le dicevo proprio come un'attrice, dico: allora mamma, qui adesso in questo momento tu devi raccontare dei tuoi followers che ti seguono, i followers, saluta i followers, e lei non sa di sta parola, io gliela complico pure, e quindi insomma faccio delle cose. Ti ricordi Max Sorto che mi dava Alberto Sordi? Faceva follower, è bellissimo. No, invece abbiamo visto questi video in questi mesi, è fantastica, cioè è una protagonista con la P maiuscola, fantastica. Ma poi quando sta bene in realtà è proprio, cioè lei ha sempre il sorriso, e questa cosa un po' l'ho presa da lei, talvolta i sorrisi vengono un po' travisati, perché potresti essere anche un po' tacciato per qualcosa di diverso da quello che magari il tuo cuore in quel momento denota. Per me il sorriso invece rappresenta l'accoglienza dell'altro, chiunque esso sia. Tu accogli, ciao, benvenuto, piacere, cioè, e io sorrido, non è che sono serio. È vero che tra il ridere e sorridere c'è una bella differenza, non è che rido, sorrido perché sorridere per me vuol dire accogliere, e quindi mi piace sorridere, e lei sorride molto. Quindi è una persona accogliente, questa cosa oltre a piacerci ci fa pensare che cosa sarebbero stati la generazione, cioè le persone di quella generazione se avesse avuto internet. E la domanda che mi faccio anche con i miei genitori, con i nonni dei miei amici, cioè immaginati internet, non dico 100 anni fa ma 70 anni fa. Secondo me dovremmo fare un'intervista, io non ci sarò probabilmente, ma forse voi sì, fra 50 anni ai nostri figli, se io ne avessi, cioè, chiedere a loro che cosa faceva tuo padre o tua madre quando erano giovani, come si comportavano, come utilizzavano, e magari la tecnologia sarà veramente più avanzata. Mi diceva un mio amico, proprio qualche giorno fa, che è calcolato che la tecnologia in 6 mesi produce... migliora in qualche modo, aumenta le sue capacità di 10 anni temporali, cioè in 6 mesi la tecnologia aumenta una capacità temporale di 10 anni. Quindi se tu ci pensi, cioè anche quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale, ma non lo so, probabilmente faceva parte di una delle vostre domande, se volete ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Diciamo, anche la tua idea, visto che l'intelligenza artificiale si fonda soprattutto, mi piaceva quest'idea che un tecnico americano ha detto: noi è come se programmassimo un essere superiore a tutti, e quindi è come programmare Dio, e programmare Dio ti può sfuggire di mano. Però lo puoi spegnere. Dio in teoria no, lo puoi non usare, e Dio pure lo puoi non usare, però in quel caso secondo me, adesso senza fare paragoni blasfemi, però in qualche modo l'intelligenza artificiale per delle cose sarà molto utile, per esempio anche già è applicata nelle operazioni in ospedale, in clinica, cioè operano già con questo tipo di sistema che non ha possibilità di errore come l'essere umano, quindi, e poi comunque insomma ci sono delle particolarità. Mentre invece per quanto riguarda il nostro lavoro sarà un dramma, perché inevitabilmente farà perdere tanto lavoro
a tanti doppiatori, ma io ho rammarico. Anche tanti attori, scusa Roberto. Sì, anche tanti attori, però già la sostituzione dell'attore live già sarà diversa, perché tu non è che puoi far girare coi morti. Sì, va bene, è vero, hanno risuscitato anche alcuni attori, delle cose, però insomma girare interamente un film con persone morte, metti, che ne so, che non ci sono più, e con l'intelligenza artificiale, sarà un passo che oggi ancora non hanno fatto. Magari lo faranno, non lo sappiamo, però ad oggi non c'è. Invece la sostituzione del doppiaggio, secondo me, io mi auguro che non avverrà mai, ma insomma se dovessimo essere appunto più realistici, io ipotizzo che massimo entro 5 anni il doppiaggio non ci sarà più, credo. Adesso ho visto in alcuni programmi radio che quando fanno gli scherzi telefonici, sì, sì, hanno un programma che è vero che non è facile da usare, però clonano le voci di personaggi famosi. Esatto. Anche di colleghi che lo fanno per scherzo. Sì, sì. C'è dei colleghi da... Sì, sì, ho sentito, ho sentito. Però un po' si sente che è artificiale perché non ha l'intonazione perfetta, però è un programma molto difficile da usare. Forse magari più in là si arriverà proprio in automatico che clonerà la voce, questo non si sa. Però per adesso è così. Guarda, mi diceva proprio un mago di computer, insomma uno che sta nella programmazione eccetera, ed è il titolare, insomma il presidente di una società dove io vado a registrare audiolibri, mi diceva proprio l'altro ieri, perché ho registrato un audiolibro, mi diceva proprio che quando, allora il prossimo film di Emma Stone, almeno così hanno detto, dovrebbe essere fatto con l'intelligenza artificiale, cioè lei ha girato il film e la voce sarà sua originale e la manterranno per tutti i paesi dove si fa anche il doppiaggio, manterranno la sua voce. Allora la mia domanda da addetto ai lavori è: ok, ma l'intonazione, il sentimento, quello che ci sarà nella recitazione, ad oggi l'intelligenza artificiale non lo riproduce, riproduce la tua voce, riproduce anche il tuo viso. Io ho fatto delle prove con delle app, no? Ok, dove parlo in inglese, in francese, e avevo fatto il video in italiano, però era un video statico, normale, così, di fronte a camera, guardo e parlo. Quindi non c'è recitazione, non ci sono movimenti, sentimenti, non c'è rabbia, non c'è cazzotti, non c'è sta, capito? Non c'è sta roba. Quindi ad oggi su quello posso dire che già il risultato è a un 85%. Bisogna vedere con la recitazione come sarà. Lui mi ha detto, Roberto, sai cosa fa l'intelligenza artificiale? Va a prendere, facciamo un esempio, no? Io ti dico, lo sai che ti amo? Oppure, e te lo posso dire nei modi in cui mi viene in mente in, 10, 12, ma a largo, modi diversi, ok? Con delle sfumature, delle cose. E io dico, l'intelligenza artificiale come fa? No? Cioè, come lo riproduce nella lingua non sua? Perché se io te lo dicessi, you know, I love you, in inglese, e c'ho un'intonazione, un sound di quella lingua, no? Magari in italiano non dici, sai, io ti amo, e diventa un suono di merda, no? Brutto, non empatico per noi. Invece lui dice, no, l'intelligenza artificiale andrà a prendere in una frazione, in pochi secondi, andrà a sentire tutto quello che c'è nella tua lingua, come è possibile dirlo a secondo della circostanza. Quindi, in teoria, avrà più chance di me. Cioè, mentre la mia fantasia artistica magari potrà pensarci, sentirlo per 7, 8, 10 volte, posso andare a scovare dei modi, sfumature piccole, cioè, ma ci devo pensare, mi devo concentrare. Arrivata all'ottava, decima, non saprei più come dirtelo, no? Quello sai, io ti amo. Ok? Quella va ad attingere nei centinaia di modi possibili. Quindi in teoria, ancora meglio. Teoria. Ok, beveteci sopra, adesso fate un altro sorso. Non lo so, cioè io... Questa è una cosa che sono sicuro che vedrò, perché è una cosa, è un processo che avverrà e sta avvenendo nel presente, quindi vedremo. Noi probabilmente studieremo questa fase come una terza rivoluzione industriale, perché si diceva che la terza rivoluzione industriale sarebbe arrivata con l'avvento dei computer. È un ni, non è un né un sì né un no, è una, diciamo, una strana evoluzione dell'industria. Ma l'intelligenza artificiale è veramente la sostituzione dell'uomo al lavoro, come
penso alle macchine a vapore, il telaio. Cioè, io pensavo tutti i lavori pratici magari possono non essere sostituiti, ma quelli vengono sostituiscono con i robot. Cioè, se c'è un lavoro di routine, che ne so, già oggi vediamo i filmati dove costruiscono le macchine, vedi questi bracci, questi robot, sì, che costruiscono e assemblano. Pure che portano già. Sì, io sono stato a Dubai e andai in una gelateria, non c'era personale umano, c'erano dei robot. C'era un robot dietro la cosa, che allora io lo guardavo, facevo così, e quello mi seguiva con gli occhi, mi seguiva con la testa. Ma che te c'erano delle due, sì sì, aveva due telecamere ovviamente, no, mi seguivo la testa e io facevo, e quello faceva, mi guardava, e tu in realtà su un tablet dici voglio una coppetta pistacchio crema e cioccolato, gli clicchi le cose e quello ti fa con le braccia meccaniche, fa il cono e cose, te lo dice e poi ti dice grazie le cose, cioè. Ed era un robot, quindi faceva. Ti ricordi il film in Giappone senza personale? Madonna. Quindi se c'è una lamentela, mi piove sul terrazzo. E qui l'abruzzese diventa, secondo me, provvidenziale, perché in possiamo tornare in Abruzzo ad azzappare la terra, perché essendo noi una regione particolarmente agricola, diciamo, no? L'olio buono, il vino buono, cioè, quindi torneremo qua. Io sono vecchiarello, magari no, sarò vecchiarello, però voi che siete più giovani. Beh, giovani relativamente no? Giovani. C'era quel film, non so se l'hai visto, e potrei fare una gaffa perché potresti averlo anche doppiato, Passengers. No, non l'ho doppiato, però sì, ho capito. C'è il cavaliere che apparentemente è mezzo busto, è un robot, che tra l'altro è Michael Sheen, che è un attore enorme, che è un robot a metà, e quindi pulisce i bicchieri, sembra quasi il cavaliere di Shining, no. Però a metà, cioè nel senso solo mezzo busto. Una cosa inquietante. Lo so. Ma rispetto a quando è iniziato, tralasciando l'intelligenza artificiale, certo, come è cambiato il modo di registrare il doppiaggio? Tantissimo. Io ho iniziato con l'analogico, con le pizze, con le più piste, i fonici si facevano un cosiddetto culo. Poi c'era il proiezionista proiettava un anello, si chiamava anello perché la pellicola veniva aggiuntata. Quindi è un anello di pellicola che passava nel proiettore e veniva proiettato all'interno della sala. Quindi c'erano dei tempi morti molto più lunghi, dei tempi proprio più lunghi. Anche lì, in quel caso, il personale già oggi è molto ridotto. Il proiezionista è una figura morta da 20 tutto anni. In digitale. Ma anche il proiezionista al cinema. Nuovo Cinema Paradiso. No, voglio dire, cioè, il proiezionista non esiste più, cioè, non c'è come figura, è tutto tecnologico. Pensate che addirittura arrivano i film direttamente dall'America, credo, ma non voglio dire eresie, proprio perché siamo qui vicino a una multisala, arrivano i film direttamente in digitale e vengono proiettati direttamente, quindi senza più neanche l'uso della pellicola. Assolutamente. Quindi è cambiato tutto, il doppiaggio è cambiato completamente, la produttività era minore, però c'era anche una cura del dettaglio, della recitazione, anche una competenza dei direttori, competenza delle distribuzioni, competenza dei supervisor americani. Cioè, io ti faccio un esempio, il primo che mi viene in mente, quando doppiai Schindler's List, che doppiavo Amon Goethe, il colonnello nazista, venne, quando arrivò il film, il braccio destro di Spielberg, ed era una donna, è una donna, Claudia Wiseman, lei parla tipo 18-19 lingue, ma bene, lei era la supervisor di tutto il doppiaggio mondiale, cioè lei andava in tutto il mondo e seguiva tutti i prodotti di Spielberg, in tutte le lingue, quindi, e lei, cioè, ci raccontò il film, facemmo una proiezione in questa sala grande dell'International Recording, che adesso non esiste più, che era uno stabilimento grosso dove si facevano tutti i film principali, stavamo lì tutti i doppiatori che eravamo stati scelti, con il provino veniva spedito, poi la risposta arrivava dopo una settimana, allora com'è andata, come non andata, non si sa ancora niente, arrivavano col telefax le risposte, cioè, quindi parliamo proprio che sembra preistoria, no, ma sembra veramente preistoria, sembra preistoria, e sono passati alla fine 25 anni, no? 30, ma la tecnologia è proprio, è quello che stavo dicendo adesso, no? Dei sei mesi, è diventata un'altra cosa.
Quindi facevamo questa proiezione, quindi tutto tempo, però tempo dedicato a sentire. Cioè, quando abbiamo visto quel film in originale, a parte che quando si sono accese le luci eravamo tutti quanti dilaniati dal pianto, ma proprio anche dallo struggimento che ti lascia quel film, la prima volta, la colonna sonora meravigliosa. E da lì in poi il film è stato programmato, è stato doppiato in un mese e mezzo. Oggi un film viene doppiato in una settimana. Oggi un protagonista, magari in una giornata se lo fa tutto il film, in tre turni, o cinque turni, quattro turni, poi dipende da quanto parla, che film è. Magari i film un po' più curati, sì, ci può essere due settimane, un film molto curato, ma se stiamo parlando di film curati, quindi è proprio cambiato completamente. La tecnologia ha velocizzato, ma i tempi si sono velocizzati, la produttività è aumentata, perché poi è questo quello che è il senso peggiore, secondo me, della modernità, no? Di produrre sempre di più, abbattere i costi, quindi i costi sono diminuiti, cioè in proporzione quello che guadagnavamo un tempo come potere d'acquisto era nettamente superiore, insomma. Wow, tempo passato. Sì. Anche tu prima eri un po' diverso, detto così. No, visto che parlavi di fluidità, che cioè, nel senso che c'avevamo i capelli, nella nostra diversità. Però ho capito, ragazzi, dove sta andando a parare. E ho detto ragazzi non a caso. Appunto. Cioè? Il tempo che lui... C'è una cosa che Roberto non sa. Allora, è chiaro che noi ci avevamo sentiti, avevamo detto, facciamo un podcast, e poi ho detto, Marco mi ha detto, ma tu lo conosci Roberto Mancini? Beh, una volta l'ho intervistato. Ma una volta quando? Quando è stato? 2001. Estate 2001. Okay. Se ci state guardando, diciamo, in diretta, siamo nel 2024, visto che parliamo di te, e non si sa più di che carambate, perché insomma ormai la carra ci ha lasciato. Adesso faccio una cosa ben poco televisiva, cioè lascio il microfono e prendo un oggetto. Vai. Ma mi stai facendo una sorpresa pure a me? Certo, si avvicina. Allora, che cos'è questa? Una cinepresa di lei. No, voi non parlo al suo microfono. Puoi anche prendere questo. Ok, voi non lo potete vedere, ma poi nel montaggio, nel montaggio lo vedranno. C'è una così che ci riguarda, che riguarda ovviamente. C'avevamo i capelli tutti e due. No, tu eri già bello abbronzatissimo. Sei pronto? Vai, fammi vedere. Vediamo che succede. Aspetta, scusa, no. L'emozione ho premuto per sbaglio. La massima espressione, ma io ritengo la massima espressione culturale del nostro tempo. Riusciamo a far innamorare anche con, se vuoi, il vermicino attaccato all'amo con la voce di quell'attore famoso. Quindi anche la persona che forse non si è mai avvicinata alla Divina Commedia, forse magari la trova interessante perché troverà la voce di, piuttosto che capito? Per cui è un modo di avvicinarci alla cultura anche questo. E ci proviamo, insomma, è un esperimento, insomma, sì. Allora, abbiamo parlato un po' di quello che hai fatto tu qui. Adesso è signor Pedicini, dottor Pedicini. Scusa, formalismo, parenti. Scusami, quando si è un po' vecchiotti come me rispetto a te, vedi? Io ho 40 anni, tu sai? 20. Cazzo, 22 anni fa. Diplomato nel? Un anno avanti a scuola nel 79, mi sono diplomato a 18 anni. 79-80, esatto, 79-80. Vogliamo sapere, quindi, ti do del tuo ormai, i tuoi esordi. I miei esordi terribili sono stati alla radio. Mamma mia. Ricordo, ho cominciato la radio 7 com'ero bello. Che era una radio abbronzatissimo. Ma che stagione era? D'estate, questa ovviamente. Estate. Era il cinquantenario del liceo scientifico Leonardo da Vinci. E che io non ho fatto, però. No, ti hanno invitato anche Olivieri, cioè Vincenzo Olivieri, credo. Vabbè, non l'abbia adesso fatto. Adesso me lo dici, me lo ricordo in realtà. E dovrei avere anche un'altra cassettina con il tuo pezzo. Leggi dei canti a Divina Commedia. Prima di Benigni, diciamola tutta. Bravo, sì, è vero. Ed era prima di Benigni. Ragazzi, 2001. Poi vedrete il filmato integrale, adesso stop. Scusatemi, perdonatemi. Perché, però, ragazzi. Insomma, Benigni è Benigni, cioè non si discute. Ma soprattutto non si discute il suo rapporto con Dante, cioè proprio la sua conoscenza. Cioè, Benigni contiene Dante, sì. Capite? È diverso, non è che lo interpreta, non lo legge, poi lo spiega, lo contiene talmente tanto bene che lo spiega e ce lo fa vivere.
Ecco, forse avessimo avuto dei professori tutti quanti di lettere, di italiano, insomma, a scuola, come Benigni, forse tutti quanti la sapremmo bene la Divina Commedia. Allora, in quell'intervista del 2001 tu mi dicevi, madonna quanti capelli c'avevo, scusate, una piccola digressione. Vabbè, che cosa? Avevo tantissimi capelli. Belli, eh? Madonna. Bene, effetti, belli. Io già invece avevo abbandonato. Eri uguale adesso, cioè, un po' meno barba, un po' meno barba. Più scuro. Più scuro. Ovviamente, 22 anni, insomma. Però nell'intervista mi parlavi dei tuoi esordi, c'è questa cosa del treno, che viaggiavi, che non avevi preso casa a Roma. Cioè, tu beh, no, per un anno e mezzo no, io prendevo. Pensa, mio padre mi accompagnava alla stazione di Pescara Centrale, io prendevo l'andata a 12:30, il locale arrivava alle 7:15, 7 ore ci metteva, 7 ore, il treno locale. Quindi, perché la mattina presto non ci stavano ancora i pullman. Prendevo quello, arrivavo alla stazione Termini, andavo al bagno pubblico, mi andavo a lavare. Diurno? No, la toilette della stazione, insomma, andavo là, andavo a lavarmi, così, eccetera. Poi mi asciugavo, andavo, mi portavo l'asciugamanino, le mie cose, dentro sto borsone che c'aveva il radione con le cuffie, le cassette, una tonnellata. La musica oggi è tutta in Spotify, ecco, guarda la tecnologia, no? Cioè, mentre io mi devo portare sto radione con 8 batterie, quelle grosse, no? Il pacchetto blasta dei rapper americani. Quello, cioè, tipo, no. Quello. Però non lo portavo così, lo portavo in un borsone. Dove esatto, andavi a un turno di doppiaggio, cioè, prego, si accomodi. Esatto. Può andare in fondo a destra. Ma questo ce lo facevo che seguivo ancora, stavo ancora nelle sale, insomma, ad imparare, chiaramente, erano i primi tempi. E questo l'ho fatto per un annetto e mezzo, diciamo che è stata la mia gavetta. Ma è stato figo, è stato molto. Io ho sempre vissuto. In quelle 7 ore che facevi? Leggevi, ti preparavi? Un po' dormivo. No, un po' dormivo, ma poi conoscevo, parlavo con gente. Il treno la notte. Che ti devo dire? Io non ho mai sentito pericolo, però, che ne so, c'erano all'epoca i primi extracomunitari a cui non eravamo abituati. No. C'erano tutti gli operai che salivano, gente che si fa il culo vero. Alle 4, alle 5 del mattino, no, nei paesi, grazie, abruzzesi, no? Carsoli, Sulmona, che andavano a lavorare a Roma, ai cantieri. Quindi arrivavano a Roma alle 7:30 e poi andavano al cantiere e venivano a prendere. Eravamo e poi noi, la sera. Eravamo noi gli extracomunitari. Cazzo, e poi la sera ritornavano a casa. Io quindi conoscevo. E allora la mattina a un certo punto sto treno prendeva sti profumi di frittata, di corro, caceova, cipolle, no, che erano veramente il cibo di questi poveri operai che ovviamente alle 8:30, 9 questi già avevano fame, no? Quindi è un momento, però per me era esplorazione del mondo, no? Già conoscevo le persone, ci parlavo, no, non pensavo al lavoro in quel caso. Guarda, io ti devo dire la verità, il lavoro io l'ho vissuto veramente come un grande gioco e lo vivo ancora anche come un gioco. Cioè, io quando l'approccio al lavoro, il mio approccio è molto è leggero. Cioè, per me, io metto da parte me stesso, io non esisto. Esiste il personaggio e devo entrare là dentro, io devo entrare in quel corpo e devo far sì che tu, quando guardi il film o quello che sia, telefilm, cartone animato, eccetera, ti dimentichi il doppiaggio. Guardi qualcosa e ti sembra che sia quello a parlare. Quindi non ti offendi quando dicono: guarda, ho visto quel film in cui c'era la tua voce, non si capiva che eri tu. No, non t'ho riconosciuto. Non t'ho riconosciuto. Per me quello è il più grande complimento, non è che è un'offesa. Quello è il più grande complimento che tu puoi fare a un doppiatore. Cioè, quando tu dici: cazzo, l'hai doppiato tu. Ma io Madonna, non t'ho riconosciuto. Perfetto, vuol dire che ho fatto un lavoro perfetto. Cioè, se io doppio Jim Carrey, Javier Bardem, Kevin Spacey, Woody Harrelson, sono tutti attori ai quali io devo dare recitazioni, sfumature diverse, e ogni film che loro fanno e interpretano un ruolo diverso. Non puoi essere sempre uguale. Ma cambia anche l'attore. Certo. Che tu lo associ. Bardem è il più trasformista di tutti, molto più di Kevin Spacey. Forse Jim Carrey, però Jim Carrey ha più lavorato tanto sulle commedie, sulla recitazione di un certo tipo, di estremi. Sì. È molto fisico, molto energico Jim Carrey. Invece Bardem è veramente un trasformista, cioè lui diventa altro. Ti faccio i complimenti, vabbè, per tutto, ma per Skyfall. Hai fatto un lavoro bellissimo. Su Skyfall, l'ho amato tantissimo. 007. Beh, quel ruolo era bellissimo, sì. Di un'ambiguità. È bravo, esatto. Cioè, proprio. Sì. Beh, devo dire che l'ambiguità
nella recitazione io la adoro, è una cosa che mi piace, perché il fatto che tu non capisca se quello è buono o cattivo è stupefacente. Kevin Spacey è un altro che recita in questo modo, cioè tu non sai mai dove va a parare, non sai mai se quello che ti sta dicendo, no ma davvero è bella questa maglia che hai, bellissima, dove l'hai comprata? E magari io dico bellissima, dove l'hai comprata? E magari mi fa cagare, però tu non lo sai, capito? Cioè lui è così, e questo mi piace tantissimo. Anche in Baby Driver hai nominato Kevin Spacey, sì, lì sì. È un capo che non capisci fino a un certo punto, non lo diciamo perché non l'ha visto, se è un buono o un cattivo, perché tiene quel ragazzino sotto scacco. Certo, 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 certo. Sai sì. Che stanno provando il prossimo? No, non lo sapevo. E lui tornerà. E ci sarà anche Kevin? Tornerà nei Flash. Ormai tornerà. Tornerà nei Flash. Beh, ma tornerà. Adesso pare che stia girando qualcosa di nuovo, abbia girato, non lo so, insomma, staremo a vedere. L'ha fatto con Franco Nero. Quando mi chiameranno. Sì, però quella è stata una partecipazione, stava ancora sotto morsa dei tribunali. Lui ne è uscito praticamente qualche mese fa, insomma, pochissimo tempo fa. Quindi credo che abbia ricominciato a girare con pieno diritto da poco. Io l'ho conosciuto a Torino, no, conosciuto anni fa, però l'ho rivisto in questo momento che non era ancora finita la parte inglese, quella legale, e lui è stato molto carino, devo dire, perché mi disse una frase che mi aveva molto colpito, me lo disse a quattro occhi, eravamo al ristorante dopo la serata, mi disse: mi dispiace di non averti fatto lavorare in tutti questi anni. E secondo me è stata una frase molto, molto bella, molto umile anche, no? Molto, molto bella. Io ho detto: no, a me dispiace che tu non abbia lavorato per tutti questi anni e mi auguro. E poi gli avevo chiesto: rendi conto l'umiltà di un gigante? Lasciamo perdere per un attimo i problemi legali. Cioè, ti ha detto una frase, lui poteva benissimo non dire. Sì, diceva, sì, vabbè, sì. Ma io faccio il mio lavoro. Ma certo. Oltretutto il doppiaggio non è manco tanto amato, no? dagli attori stessi, perché, scusami, cioè quello non sentono più, la gente non sente come ha recitato e la sua voce. Quindi per questo io credo che l'intelligenza artificiale per loro non sarà un danno se il prodotto qualitativamente sarà perfetto, perché ci sarà la loro recitazione in un'altra lingua con la loro voce e la loro scelta interpretativa. Questa è la cosa più figa per loro, per i loro attori, io dico. Quindi boh, staremo a vedere. No, tornando al discorso che ovviamente una voce va interpretata, ci vuole interpretazione, mi incuriosiva il fatto che in un film hai voluto recitare immobilizzato per interpretare la parte di una persona che non poteva muoversi. Era proprio Bardem, infatti. Sì, sì, sì. Mare dentro. Bello, bellissimo. Che capolavoro, quanto ho pianto quando ho doppiato la bar. Meraviglioso. Sì, praticamente lui poteva muovere solo la testa, e allora se tu ti muovi e non muovi nessuna parte del corpo, in realtà non dai mobilità alla tua voce, la tua voce non porta il movimento del corpo, perché quando tu muovi un braccio c'hai un'altra energia, no? C'è un'altra cosa. Anche il modo di respirare. E non respira tanto bene, no? Cioè, tutto chiuso. È stato fisicamente, vabbè, sì, una prova. Ma insomma, niente a che vedere con la sua. Però io, che ne so, stavo su due sedie, le mie gambe così, bloccato, fermo, immobile, piegando la testa così. Insomma, è stata una bella esperienza interpretativa. Ha detto una cosa poco fa interessante, ha detto: guarda che spesso gli attori, si parlava di Kevin Spacey, il fatto che sia una persona molto aperta e voluta di testa, e molti attori, soprattutto statunitensi, non hanno un buon rapporto con le loro voci in giro per il mondo. Io con so, la loro voce o la no, voce no, no, con la voce del doppiatore. Io so di un caso eclatante, sì, di una persona, cioè un attore molto famoso, molto, molto, lo conosciamo tutti, che quando ha conosciuto fisicamente il suo doppiatore italiano ha detto: ah, mi doppia questo qua? Allora, faccio nomi. Vabbè, se vuoi non fare nomi non li facciamo, però in realtà lui è talmente fissato per la sua forma fisica, per la sua giovinezza, vedi, cioè dimostra sempre molto di... Ma lo possiamo dire perché tanto i film sono stati doppiati, cioè è stato doppiato prima da Riccardo Rossi in quel film, dov'è? Poi dopo... Vediamo però, se indovinate, ha detto Riccardo Rossi. No, poi dopo però la produzione, le produzioni successive hanno detto: no, la voce di Tom Cruise in Italia è di Roberto Chevalier. Quindi
cioè la gente lo sente e lo identifica con lui. Arrivarono anche tante lettere, email, non so, di protesta, anche perché insomma tu hai tolto un'identità di familiarità per uno spettatore, no? Esatto. Perché lo vide più anziano di lui, dice, ma io devo essere doppiato da sto vecchio, too old, capito? Però quello vocalmente era addirittura più leggero di lui. Tom Cruise ha una voce molto corposa, invece molto, ce l'ha anche più corposa di Chevalier. Però poi dice, vabbè, però insomma poi alla fine sono tornati. Sì, molti di loro, ecco, lui per esempio, Tom Cruise, è uno che segue tutte le fasi di lavorazione del film, è proprio maniacale, proprio uno professionalmente è precisissimo. È un Michael Jackson del cinema, insomma. Bel paragone. Ricordo che Stanley Kubrick, per esempio, per i suoi shot... Un altro maniaco era. Un altro maniaco, matto totale. Cioè, lo dico, l'ho studiato, ho scritto anche articoli, era un matto totale. E cioè, lui volle cambiare la voce a Tom Cruise. Non gli mise Chevalier. No, infatti, perché quel film era particolare, perché quel film fecero lo stesso i provini, però poi alla fine scelse, non mi ricordo chi era, Mattia Sbragia, no. Era una voce molto No, più, Mattia Sbragia, no. Era più bagnato. Non me lo ricordo chi l'aveva doppiato, non me lo ricordo. Però insomma, sì, fu molto particolare e fu anche un po' stridente, no, all'inizio, poi se sei catturato dal film, loro sì, hai detto bene prima, cioè loro questo concetto delle voci non ce l'hanno, la familiarità della voce loro non ce l'hanno, perché non hanno una tradizione di doppiaggio, cioè loro doppiano qualcosa perché serve per integrazione e non lo sanno neanche fare, perché non appartiene alla loro cultura. Tu sai benissimo che non tutte le nazioni nel mondo doppiano. Beh, oggigiorno devo dire quasi tutte. Okay. Il mio ricordo è legato a un episodio, facevo l'università, quindi metà anni 2000, sarà stato il 2005, un amico torna dalla Polonia che è stato a fare l'Erasmus e mi riporta dei DVD di, credo fosse Andrei Wajda, non mi ricordo se era L'Uomo di Ferro, L'Uomo di Marmo, cioè dei film di Andrei Wajda, grandissimo maestro polacco, e mi dice c'è anche la versione italiana. Il contrario, cioè mi ha detto ci sono dei film italiani in versione polacca. Cioè. Vabbè, parte, credo fosse Divorzi all'italiana con... Non lo so che cosa stai per dire. Con Daniela Rocca, insomma. E c'è una sola voce che fa tutti i personaggi. Wow. Però non una è una cosa tremenda, uomini, donne, bambini. Allora, che io sappia non è doppiaggio, credo che sia una voce guida che descrive e dice le cose che ci sono, che sono dette, ma non è doppiaggio. Ok. È come, hai capito? Cioè, è audiodescrizione. Sì, è quasi come se fosse un film per non vedenti, cioè una cosa del genere, credo, io mi sa che una volta l'ho visto, cioè non è che interpreta. È come se traducesse oralmente, ma a quel punto secondo me è peggio ancora del sottotitolo, sì, perché almeno tu senti recitare, sì. Però se tu sei coperto dalla voce della scena che dice il dialogo, alla fine a un certo brutta. Punto infatti vedevamo Mastroianni con lì faceva il barone Fefè in siciliano, dopodiché la moglie, lui si sposa ma non è arriva un bambino, la stessa voce. Vabbè, insomma, è una cosa, non lo fanno più, lo fanno ancora. Non credo facciano più questo tipo di operazioni. Ormai il doppiaggio viene fatto dappertutto, ma già se tu vai su, non dico un DVD, ma anche un film di questi che vedi su Sky, puoi cambiare le lingue e ce ne stanno tutte, i DVD stessi, insomma. Il doppiaggio ci sta per tutto ormai, anche nei paesi dell'Asia, forse il Medio Oriente doppia un pochino meno, però per esempio anche lì i cartoni animati, io ogni tanto vado in Medio Oriente, vado negli Emirati e mi dicevano, perché poi ovviamente non capisco, non parlo arabo, mi dicevano che l'arabo che si utilizza per i bambini è l'arabo classico, che è come dire che in italiano tu senti una cosa in latino. L'arabo classico non viene utilizzato soltanto per i telegiornali e in modo didattico, altrimenti tutte le lingue arabe sono tendenzialmente dei dialetti. Un volgare. Sono dei, sì, delle, è come dire delle regionalità, insomma, no? Sono diversi, è chiaro che se dovessero parlare in dialetto un veneto e un siciliano non si capiscono. È la stessa cosa pure là, insomma.
però doppiaggio tendenzialmente c'è dappertutto, Spagna, Francia, Germania, ovunque, insomma. Con gli attori francesi ti sei trovato bene? Tu hai doppiato anche in francese? Sì, guarda, quelli più, secondo me, complessi a livello europeo sono un po' più gli spagnoli, perché sono molto nevrotici nella loro recitazione. È vero che ho doppiato Almodovar, e Almodovar li fa recitare sempre in modo molto nevrotico, molto... e hanno una molta grinta e molta velocità, quindi l'adattamento, se tu metti le stesse parole che hanno utilizzato loro, è impossibile, perché l'italiano ha più consonanti, più sillabe, e quindi devi adattare il dialogo in un modo diverso. Quindi con gli spagnoli faccio un po' più fatica. No, il francese anche loro sono belli speditini. Però insomma no, Vincent Cassel per esempio è un attore, io proprio a lui pensavo. L'ho doppiato proprio l'altro ieri in un nuovo film molto bello, di il regista è Davide Livermore, che è un cantante ma è anche regista, è anche attore, insomma, e ha fatto questa operazione molto bella che probabilmente verrà presentata al Festival di Cannes, e Vincent Cassel fa una sorta di Caronte negli anni 20, insomma, fa il tassista, quindi porta come Caronte le anime da una parte all'altra in dimensioni diverse. È un film, una bella operazione a livello cinematografico, sarà molto bello. Allora, mentre tu bevi, intanto ti vai a assaporare un po' di vino, e come ogni puntata quelli che ci seguono lo sanno già, l'ospite porta un film che lo rappresenta del cuore, che vuole portare e commentare, poi una canzone, un brano e un libro. Ma adesso partiamo dal film, mandiamo la clip e poi lo commentiamo insieme. Tars, dammi le coordinate per la NASA, in codice binario. In binario, ricevuto, trasmetto dati. Non è un fantasma, è la gravità. Ancora non capisci, Tars. Mi sono portato io qui. Noi siamo qui per comunicare col mondo tridimensionale. Siamo il ponte. Pensavo avessero scelto me. Non hanno scelto me, hanno scelto lei. Per cosa, Cooper? Per salvare il mondo. Tutto questo è una stanza di una bambina, ogni singolo momento. È infinitamente complesso. Loro hanno accesso a tempo e spazio infinito, ma non sono legati a niente. Non possono trovare un posto specifico nel corso del tempo. Non possono comunicare. Per questo sono qui io. Troverò un modo per dirlo a Marge, così come ho trovato questo momento. Come, Cooper? Che film, dura anche parecchio, l'ho visto due volte. Pure io. Ecco, vedi. Anche io lo vidi due volte, per capirci un po' di più, ma in realtà poi non ci ho capito di più. Ci capisci di meno dopo la seconda volta. Capisci di meno, però insomma noti dei dettagli quando rivedi i film, ecco, tu che sei un maestro di cinema, insomma lo saprai meglio di me, quando rivedi i film a quel punto vai sui dettagli, no? Magari che ti sono sfuggiti la prima volta. E io me lo sono rivisto perché ho adorato Matthew McConaughey, che nella mia vita ho doppiato una volta sola, in un film che si chiamava Contact. Come no? Con Jodie Foster. Con Jodie Foster, esatto, che mi piacque molto, però insomma in realtà non sono la voce, diciamo, adatta a Matthew McConaughey, che lo fa molto bene. Era un prete in quel film. Tu facevi un prete. Sai che non me lo ricordo. Era un prete che poi diventava un massimo esperto di astronomia e parlava del rapporto tra fede e scienza. Beh, personaggio sì. Stupendo. No, il personaggio era bellissimo, il film mi piacque tantissimo quello. Però devo dire, Interstellar, come dicevo al telefono, in realtà io non ho dei preferiti, perché tutto va in base al mood con cui decidi. Quanto fa incazzare questa cosa che dobbiamo chiedere un film, sì. Maledizione. Ma no, lo sai, è impossibile. Cioè io ti ho detto Interstellar, così ho detto, vabbè, Interstellar. Vai. Ma non perché non lo preferissi, mi piace, mi è piaciuto tanto.
però ce ne sono tanti, anche di quelli che ho doppiato, anche tanti, sono troppi film, cioè io sono legatissimo a Schindler's List, sono legatissimo ad Amadeus, uno dei primi film che doppiai, di Tom Milos Hulz. Forman, Tom Hulz, che purtroppo non ha fatto più niente, ma insomma... Fece una commediaccia tipo Parenti, Amici e Tanti Guai. Nick e Gino, fece un Nick film che Gino. Si chiamava Nick e Gino, che non ha avuto successo zero. C'è un attore che ha avuto anche candidature. Lo vinse l'Oscar o no? No, lo vinse Salieri. Lo vinse Murray Abraham, però non lo vinse lui. Forse aveva avuto la candidatura, ma lui non lo vinse. Però insomma, un attore che non ha fatto nulla. Però al di là di questo, c'ho talmente tanti film, anche che ho doppiato o che non ho doppiato, che ho visto, mi sono piaciuti tantissimo. E quindi non posso mai dirlo un preferito. Capito? Ho detto Interstellar, che in qualche modo, prendendo il senso dello spazio e anche delle anime, in qualche modo questo cerchio della vita forse lo contiene, e quindi Interstellar contiene un po' tutto, perché contiene, io amo, ecco, Interstellar te l'ho detto per preferenza perché amo la fantascienza, un po', però amo la fantascienza possibile, non amo la fantascienza dei vari, che ne so, Star Trek, che ne so, sì, che magari può essere pure possibile, però... Amo la fantascienza possibile. Un altro film che mi piacque tantissimo, in cui non avrai il tempo di procurarti la clip, ma non ha importanza, è Her, lei. Clip! Tanto tu ce l'ha lui, se non ce l'ho io, quindi. Io ho un archivio. Beh, è bellissimo Her, stupendo. Quello è... Possiamo dire che cosa fa lui di lavoro, te lo ricordi? Lui è un autore... Stava sempre da solo. No, che cosa fa di lavoro? Scriveva? Scriveva, era un autore di lettere che i nipoti e i figli mandavano... Sì, è vero, sì, è vero. Inventava delle... perché non sapevano scrivere, lui faceva autore di lettere. Cioè, tipo, che in so, un mia futuro. Nonna, mio nonno, pagavi uno che gli scriveva una lettera e l'intelligenza artificiale, già si parlava di intelligenza artificiale, il computer, certo. Mentre lui parlava, il riconoscimento vocale, scriveva proprio in corsivo, era bellissima quella scena, sì. Cioè bellissima, inquietante però. E lui diceva, cara nonna, l'ultima volta ci siamo visti e il computer scriveva in corsivo. Però poi se pensi che questa cosa che lui faceva come lavoro sembra quasi un lavoro da quando c'era l'analfabetismo e chi non sapeva scrivere o leggere, magari si faceva scrivere o leggere la lettera da qualcuno che lo sapeva fare. E no? Torniamo a Totò, a miseria e nobiltà. Esatto, esattamente, bravo, esattamente. Viva l'ignoranza, bravo, tutti dovrebbero essere ignoranti, fatevi scrivere le lettere. Bella, che bellissima, sì. Beh, e quindi, vabbè, Interstellar è nato per questo, però in realtà preferito non si può avere. È un po' come il profumo, io un profumo non ce l'ho. Siccome sono un malato di mente sui profumi, quella è una delle mie passioni, e il profumo è legato a una stagione, è legato a un'emozione, è legato a un periodo della vita che stai passando, è legato a un incontro, è legato al giorno, è legato al sole, alla pioggia, se, capito? Cioè è troppo. Come i vestiti. Diverso. Non, io, quelli che dico, io uso sto profumo da 25 anni. E che sei stato sempre uguale in 25 anni. 25.000 miliardi di momenti che tu hai vissuto, l'hai rappresentato con quell'odore. Che non ti rappresentava magari in quel momento, no? Perché? Giusto, no? Assolutamente. Perché dobbiamo restare vincolati a una cosa? Io in questo non sono vincolato. E poi non sono un nostalgico. Quindi quando qualcuno mi chiede, per esempio, qual è il doppiaggio che tu hai preferito, o quello che... Non ce l'ho. Quello che devo ancora fare. Perché è passato, l'ho fatto. Grazie, mi dici che sono stato bravo. Grazie mille, mi fa piacere. Io poi i complimenti più che grazie non so che dire. Però alla fine, cioè, è stato un lavoro che ho vissuto con anima e corpo in quel momento. Poi il momento in cui è finito è andato via, l'ho lasciato andare via. Questo si collega al fatto che tu dici che comunque un gioco è un lavoro esatto, molto bravo. Serio, molto serio, sì, ma sì. È anche un gioco. Sì. E il gioco tu a un certo punto lo metti da parte, magari lo riprendi, sì. Ma lo metti da parte. Non sì. È che vivi pensando ho fatto questo gioco e... Il tuo è un curriculum in continuo divenire. E sempre di personaggi diversi. Io mi ricordo con Luca Ward giocavamo sempre, ci stavano periodi in cui abbiamo lavorato insieme, poi si lavorava insieme, no? E lui faceva il primo attore, quello con la voce bella, così, cioè. E io facevo il carattere. No, allora hai capito? Quindi mi facevo un culo, strillavo, facevo lo pazzo, lo maniac, le cose. Cioè, e lui, no, allora lui faceva l'ispettore, sì, quelli sì, con le voci sempre con la voce stabili.
Quindi lui non faceva un cazzo, voce normale, bella. Se ti mi faccio il culo qua e tu non fai mai un cazzo. E ridevamo, insomma, di questo. I giovani dissing su Luca Ward, yeah! Fai cadere il microfono. No, ma poi, ecco, per esempio, noi, parlo della nostra generazione, cioè Luca, io, Francesco Pannofino, Francesco Prando, siamo stati sempre piacevolmente concorrenti, ma mai nemici, abbiamo sempre avuto ottimi rapporti anche in sala di doppiaggio, cioè è stato sempre un bei rapporti concorrenziali, perché cioè, voglio dire, pure Sinner e Djokovic si abbracciano alla fine e quello gli fa i complimenti, però quando stanno giocando vogliono vincere tutte e due, cioè, quando facevamo i provini volevamo vincere, insomma è chiaro, ognuno voleva vincere il suo ruolo. Quando esce un attore nuovo, esce, scusate, è un modo di dire molto dialettale, cioè quando arriva un attore nuovo che comincia a fa un po' di gavetta, vi chiamano a diversi... Adesso non più, noi siamo grandi, quindi un attore grande di 60 anni, per dire 50 anni, 60 anni, che dico che doppio io oggi, non esce nuovo a quest'età. Sì, può essere. Christopher Waltz è uscito tardi. Sì, 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 però insomma è un'eccezione, diciamo, non è... No. Normalmente sono i giovani che poi fanno carriera e diventano... Io sono attori che mi porto... da tanti anni, insomma, cioè. Ho visto, come penso molti di noi, Povere Creature, sono attori giovani con voci nuove, relativamente nuove. Sì, 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 sì. No, ma ci sono, c'è cioè, un parco di giovani che si sta facendo rispetto alla moltitudine che oggi sembra voglia fare solo doppiaggio. Pensa che io quando insegnavo dicevo sempre, consigliavo sempre quando facevamo i provini, vai a farti una bella scuola di recitazione, cioè comincia a maneggiare le emozioni, devi sapere di che cazzo stai parlando quando parli di dolore, di una morte, dell'amore, del sole, della fantasia, cioè devi sapere dove andare ad attingere. Se tu non hai quantomeno compreso dentro di te, no? È un po' come dicevamo prima di Benigni, no? Cioè se non contieni e non sai come utilizzarle, tu sei un estemporaneo, a quel punto può darsi che fai un capolavoro, come può darsi che fai una cagata. Come si dice, faccio la mia cosa e me ne vado, praticamente. Faccio la mia cosa e me ne vado. Persone che non entrano, fanno sì, la loro cosa sì. E se ne vanno. Ma si sente, alla fine si sente. Per esempio una critica che io faccio al sistema, diciamo, doppiaggio degli ultimi anni, che è stato dato anche un po' dall'iperproduttività, da tanti lavori, tante serie televisive, eccetera, e che se tu guardi, ecco, tu che sei un esperto di cinema, se tu guardi una serie di fantascienza, una serie in costume ambientata nel 500, una serie contemporanea, sono doppiate nello stesso modo e hanno anche tutte più o meno lo stesso linguaggio. Com'è possibile che il linguaggio sia uguale, la recitazione sia uguale quando era d'epoca, quando è contemporaneo o quando sarà nel futuro? Io la risposta la so, ma diciamo, purtroppo amici delle piattaforme, amici di Netflix, Prime, Disney, ormai che ci sta, Paramount, voi siete degli ottimi contenitori e dei datori di lavoro, perché comunque fanno arrivare cose che non sarebbero arrivate se non illegalmente, non ci certo. Nascondiamo dietro un dito. Per anni abbiamo visto scaricato, no? Scaricate. Io non l'ho mai scaricato, però sì, scaricato, certo. Persone hanno visto, cioè tipo devono fare una recensione su un film che non è uscito al cinema, un modo si trovava. Adesso, fortunatamente con la piattaforma è tutto legale, ma c'è una standardizzazione e mi dispiace fare una tiratina d'orecchie, lo fa soprattutto il signor Netflix. Così non ce l'avrò mai. Giovanni Netflix, Giovanni e suo fratello Antonio Netflix hanno una standardizzazione e ho notato anche nel doppiaggio. Questa cosa non me l'ho preparata adesso, ma l'ho notata anni fa. Ero con la mia ex a vedere, credo You si chiamasse, su uno Stalker. Sì, sì, poi, conosco la serie. Io su uno Stalker. Poi ce n'era un'altra, Sex Education, su un ragazzo che si improvvisava in un liceo esperto di sesso. Poi un'altra nel 700. Poi Black Mirror. Cazzo, ragazzi, ma sono tutte qua. Cioè, il doppiaggio, no, i contenuti no, ma il doppiaggio. Sì. C'è uno standard. E questo, questo io non voglio dare responsabilità al doppiatore, perché poi noi siamo degli esecutori. Okay. Però quando c'hai un piano di lavorazione pieno, il direttore che dirige, tra virgolette, perché poi le serie televisive
una volta che la battuta è chiara, pulita, detta più o meno bene, con una sufficienza di intenzioni dentro, ma intenzione ho già fatto un complimentone, perché tanti non hanno più il tempo di pensare e tu hai la necessità di contenere, di capire che cazzo stai dicendo. Come puoi mettere dentro ironia se tu non hai compreso bene quello che c'è dentro? Come puoi darlo? Tante volte te ne accorgi, io me ne accorgo. Oppure chi non se ne accorge dice: ma questo non mi è mai piaciuto. Però non lo sa perché non gli è piaciuto, no? Però dice: ma non mi ha lasciato niente, non mi ha dato niente, capito? Perché no, giusto? L'inconscio. Certo. Lavora molto l'inconscio sul certo. Fatto che tu dici, quando dici una serie non mi è piaciuta, io chiedo spesso perché. Ed escono delle risposte assurde, cioè che quel personaggio non parla bene, perché diceva, non puoi giudicare certo. Diciamo un vaso da un pezzo di ceramica, eppure è così. Quindi lavora molto sull'inconscio questa cosa. Ma la voce in generale lavora. E la voce in generale. Beh, io questo l'ho scoperto tantissimo con la radio, che è attualmente il mio amore assoluto. E all'altra domanda che, anche sì, se che ora Marco ti voleva l'ho fare. Lasciata. Fammi la domanda, non dico niente, fammi la domanda. Raccontami proprio l'esperienza in radio, l'ultima. Sì, generica. Direttamente. No, ti parlo solo dell'ultima cosa. Perché io ho iniziato questo lavoro, cioè a parlare la prima volta dietro Guè alla radio, a Pescara, a 7 giorni 7, a Piazza Salotto, proprietà Gianni Lussoso, 1979. E io ti dico che nell'intervista del 2001 nella cassettina lui lo dice. Quindi vai, non mi smentisco. Te lo giuro. Ho detto la verità. Hai detto, la verità. Poi lo vedremo. Perché non potrei ricordare una bugia detta 22 anni prima. Hai detto esattamente. Devo dire grazie. Gianni Lussoso mi ha fatto lavorare a Pescara. Poi hai parlato anche di Radio Pax, Radio Luna. Certo. Radio Luna. Radio Luna ci sono stati. Stavamo pure noi. Vedi, hanno preso voi e non hanno preso me. Invece. Il mio amico fraterno, oggi è un amico fraterno, e pensa, io ho detto, cazzo, io ti frequento, ti voglio bene, nonostante tu non mi abbia preso a Radio Luna, Giacomo Iannone, che salutiamo, che a Pescara è un personaggio importante, è proprietario dell'Onepot, la più grande discoteca, insomma, che aveva più successo. Bucchianico, che? No, l'Onepot stava a Montesilvano, tra Pescara e Montesilvano. Ah no, scusa, quella è un'altra. Discoteca bellissima, un po' elitaria, molto, cioè lui non faceva entrare tante volte, no? E lui era il proprietario di Radio Luna con, mi pare, altre società, altri soci, ma non voglio dire cose sbagliate, e non mi presero. Io poi amavo molto un Gianni De Berardinis, Gianni California si chiamava all'epoca, che faceva un programma di country rock e western music che io amavo tantissimo, amavo il suo modo di condurre, ma amavo anche quella musica. Ma veniamo ad oggi. 7 anni fa io facevo parte già del gruppo RTL, mi proposero, stavano creando questa nuova alternativa rock a Virgin Radio, parliamoci chiaro, perché sì, era sì, l'unico canale. L'abbiamo pensato tutti, dall'altra parte della radio l'abbiamo pensato tutti. Vabbè, l'unico canale alternativo. L'idea buona è stata il fatto di fare una radio monotematica, di nicchia, come può essere M2O per la dance, techno e altro. E loro, esistevano solo loro. Quindi questo bacino si è colmato subito, sì, perché la gente è arrivata tantissimo, con delle alternative musicali, conduzioni diverse, uno schema diverso, e quindi mi propongono sta roba. E io subito ho detto sì, perché mi piace fare l'esperienza, cioè, poi la radio, cazzo, la radio. Quando ho detto sì, 2 ore di contenitori in diretta. E che cazzo dico, 2 ore in diretta la sera? No? Quindi, però ci avevano lasciato la libertà di creare il titolo del programma, di parlare di quello che volevamo, non necessariamente di rock, ma di parlare di un argomento che potesse essere giusto, inerente, eccetera. E mettere il nome che volevi e facevi il tuo contenitore. Io mi sono creato questo spazio che era l'Arca dell'Arte del Libero Pensiero, che non con presunzione assolutamente, ma che voleva accarezzare un modo di tenere compagnia agli ascoltatori, di creare empatia e di far sì che la gente ha voglia di raccontarsi, ha voglia di essere ascoltata e ha voglia, soprattutto in un mondo fatto di giudizio, ancora col Grande Fratello, giusto per fare un esempio, no? Di non essere giudicata, di essere rispettata. E io avevo posto delle regole: qui si rispettano le opinioni altrui, non si giudica quello che dice l'altro, e siamo liberi di esprimere nel
in un senso civile. Che tra l'altro, scusa, io ti sento. Prego, mi sentivi perché non ci sto più. Però, vabbè, in quello che ho sentito, non siete la zanzara. Con il minimo rispetto che ho per la zanzara. Vabbè, loro sono fighi, Sono fighi. Amici miei pure, sono bravi. Roberto, cosa stai dicendo? Oh, Roberto, cazzo. Sono bravi. No, vabbè, hanno creato un precedente. Però tu rispetto a la zanzara, cioè. Facevi esprimere le persone con una forma di rispetto. Sì, sì, assolutamente sì, questo sì, però vabbè, loro sono un'altra cosa, anche di preparazione culturale, io non sono a quel livello, però loro parlavano di politica, parlavano di prostituzione, parlavano di tutto, cioè, droghe. Molto audaci, sì. Sono molto trasgressivi, no? No, però mi piace anche, poi io ero da solo, quindi non potevo creare qualcosa con il mio collega, no? Stare da solo per me il rapporto era io e gli ascoltatori. E il periodo della pandemia è stato un momento straordinario nell'accezione più ampia della parola, proprio fuori dall'ordinario sotto tutti i punti di vista, ma straordinario a livello umano. Cioè io mi ricordo la sera mi arrivavano 400-500 messaggi, che sono tantissimi, vi assicuro. Li gestisci 400-500? No, vabbè, arrivavano sul computer, li scorri, io poi li mettevo in televisione, ma non è che riuscivo a leggere tutti, no? Chiaramente. Oppure gli audio, qualche telefonata ogni tanto, chiamavo qualcuno. Però insomma era veramente lì proprio, ho vissuto, e infatti sono orfano della radio, lasciata per altri motivi che non sto qui a dire e non mi va neanche, però insomma è un'esperienza finita quella, aspetto che arrivi qualcos'altro, un'altra proposta o qualcosa di più bello, che mi ecciti e che mi entusiasmi nuovamente, perché la radio voglio ritrovarla nella mia vita. C'è un mio collega, perché insomma non faccio solo il podcast, anzi soprattutto non fai faccio il professore. Un collega che ti sentiva sempre alla radio? Da lunedì al giovedì, vero? Sì, da lunedì al giovedì, sì. Ti sentiva sempre e mi ha detto, si chiama, lo posso nominare, Massimo Appignani di Spoltore. Grazie Massimo che mi ascoltavi, Massimo Appignani. Indipendentemente che ti piacesse o meno, non lo so. Quando gli ho detto, sai, intervista Roberto, ma che Bob Revenant in culo? No, non parla così, sto in Bob Revenant, esatto. Lo sta doppiando. No, culo. Mi ha proprio urlato nell'orecchio, culo, cioè, grandissimo, io lo sentivo dal lunedì al giovedì, fantastico. Due domande proprio secche. Sì, dimmele. Perché il capitano e perché Bob Revenant? Me l'ha proprio detto di chiedere. Allora, Bob Revenant, Bob perché mi chiamo Roberto, Revenant redivivo, no? Ed era anche un po' una piccola allusione cinematografica al mio lavoro, no? In qualche modo, ma presa molto a latere, anche se io non sono il doppiatore di DiCaprio, chiaramente, no? Però Revenant perché redivivo, ritornavo alla radio, ok? Dopo l'esperienza Jack Folla, che però era un'esperienza attoriale, non era un'esperienza da libero battitore, no? Però lì ero attore. Cioè leggevo un copione che era scritto da un autore e altri collaboratori, quindi era un'altra cosa. La radio io l'ho fatta da ragazzino, ed ero ragazzino. Il redivivo è tornare alla radio, a parlare dietro un microfono alla radio, a capire il senso di quello che ti dà la radio. La radio è incredibile, perché la radio ti fa sentire a casa, è un senso familiare, empatico, che la televisione non avrà mai. Infatti io sono anche un pochino contrario a un certo tipo di radiovisione. La radio per me deve essere radio, e se non si vede è meglio, perché la radio è immaginazione, chi la ascolta deve immaginare, non deve vedere. Poi forse questo magari è un pensiero da boomer, non lo so. Che brutto termine. Lo penso anche un po' come un audiolibro, cioè tu leggi e immagini. Sì, cioè senti. No, io faccio l'esempio, è come un libro, cioè il libro ti permette di leggerlo con i tuoi occhi, la tua mente, e di immaginartelo come vuoi. Sì. Ok, la stessa cosa. La radio è quella. La radio deve essere, è un libro che tu ti immagini. Questo conduttore te lo immagini come vuoi tu, nel modo che vuoi, le situazioni, ti immagini gli argomenti, quello che pensa quello, quell'altro. Quindi si crea questa community bellissima, perché si era creata veramente una community fortissima. E ringrazia, come hai detto, che si Massimo. Chiama Massimo. Di Spoltore. Perché poi io avevo, credo questa qualità ce l'ho, io non sono un grande alla radio, non sono bravo come al doppiaggio, però ho una qualità, creo empatia, creo community,
creo fidelizzazione. La mia voce, il mio modo, la gentilezza anche radiofonica che avevo, il rispetto, tutte quelle regole là, creano, la gente si fidava, mi raccontava cazzi personali, privati. La gente ha bisogno di questo. Non ha bisogno di quello che ti attacca, di quell'altro che ti giudica, che ride di te o ti bullizza o altro. La gente oggi ha bisogno di gentilezza, c'ha bisogno pure di sorridere, non soltanto di ridere come fanno, che ne so, lo zoo, piuttosto che altri programmi radiofonici che ti fanno ridere e basta, no? Dove però non partecipi, sono loro attori che creano la roba. La gente ha bisogno proprio di star bene. Poi tornavano a casa dalle 20 alle 22, un orario anche difficile, i telegiornali, la prima serata. Io ho detto, chi cazzo mi sente? Non mi sentirà nessuno a quell'ora. Invece io vi assicuro che anche nello share del quarto d'ora o altro ho fatto risultati che altri programmi in fasce più importanti non avevano. Hai nominato un pezzo del tuo passato che, sempre perché in questo podcast ci piace farlo anche a noi, non soltanto per il pubblico e per gli ospiti, un pezzo anche del mio passato è Jack Folla, un uomo nella folla. Nel braccio della morte. Nel braccio della morte. Un uomo solo davanti a un muro è un uomo solo, due uomini davanti a un muro è il principio di un'evasione. Ridillo davanti alla camera, ridillo. Un uomo solo davanti a un muro è un uomo solo, due uomini davanti a un muro è il principio di un'evasione. Jack Folla, Alcatraz. Beh, le parole non sono mie però, lo so, eh. Lo so. Parole sono di Diego Cugia, autore, possessore. Allora, nei podcast sai che c'è anche una parte polemica. L'ultimo, abbiamo visto il caso di Fedez e Travaglio qualche tempo fa. Sì. Qualche tempo fa. E domanda polemica. Allora, io c'ho una spia, sì, che mi ha detto, sì, che una volta tu hai litigato al punto tale con Diego Cugia, sì, che gli volevi litigare con uno sgabello. È vero questo? Non era uno sgabello, era una sedia di ferro di quelle della Rai degli anni degli dopo anni... 15 anni ho la conferma. Allora, non era uno sgabello, era una sedia di quelle di ferro degli anni 50-60, sai, la Rai aveva ancora queste sedie ancora nei vecchi studi, quelle proprio pesanti. Culo. Sì, dopo un pezzo dove io sbagliai, cioè mi prese un'emozione, andai in agitazione e mi stavo perdendo il senso anche delle cose che dicevo. Lui, piuttosto che venirmi vicino e mettermi una mano sulla spalla e dirmi calmati, no? Cioè, anche se non poteva parlare, rilassati, cioè, quindi confortarmi in quel momento, si mise di fronte e si disse, non urlando ma facendomi le smorfie, che cazzo stai facendo, così, quindi agitandomi ancora di più in quel momento che per me era, non era una crisi di panico, però proprio ansia forte me era venuto. Riesco a portare alla fine, alla meno peggio, il pezzo, lo finisco, parte la musica, il brano, e eravamo solo io e lui dentro, lui si allontana così, c'è, cioè, la sala, fai conto, anche grande come questa, una sala grande della Rai, dove poi Fiorello faceva il programma Viva Radio 2, tipo, alla radio. C'è anche una domanda su Fiorello. E io a quel punto non ne potevo più, era il quarto anno di Jack Folla, eccetera. Poi eravamo in diretta, cioè, pezzi pesanti su Berlusconi, su Bin Laden. 98, 99, 2000, 2001. Però qui stiamo al 2001. No? Prendo la cuffia, la sbatto sulle gie. Ora mi hai rotto il cazzo, adesso ti ammazzo. E vado mi hanno visto di là e hanno capito che io forse l'avrei fatta, avrei potuto fare, cioè io prendevo la sedia, gliela volevo lanciare addosso, ma era quella pesa, una sedia da 30 kg, non sto parlando di una sediola di legno. Per fortuna mi hanno fermato, insomma, in tre. Lo sai che erano anni che aspettavo di chiederti però, questa cosa. Però da quel giorno sono cambiato io, è cambiato il mio modo di approcciare ed è stata per me la ribellione al padre. Come quando un adolescente si ribella a suo padre per la prima volta. Io, dopo 4 anni, devo dire, sotto questo punto di vista umano, piuttosto difficili, perché poi Diego è uno scrittore straordinario, secondo trattabile, me, bravissimo, cioè, incredibile, però insomma abbiamo avuto varie difficoltà a livello umano, mai professionali, però umanamente così, insomma a volte non ci si prendeva. E quindi ho ingoiato un po' a volte così con fatica, quell'esplosione è stato proprio il figlio che si era ribellato al padre. E per me da quella volta io ho capito, e l'ho capito sotto tutti i punti di vista, che nella vita si può sbagliare, che va bene così.
Cioè che tu puoi sbagliare, che va bene, che pure se sbagli la gente ti capisce, anzi l'ascoltatore ti ama ancora di più se tu metti davanti anche la tua debolezza, perché ti vede come lui, ti vede come lei, non ti vede come Dio che stai lì sull'altare, è quello che può dire e fare, perché io sono quella. No, ti vede come lui, ti sente come lui. Questo è il segreto della radio, secondo me, ed è questo il motivo per cui si crea l'empatia alla radio. Questo è il segreto della vita. Non so, sì, anche della vita, certo, però nella vita a volte è più difficile perché ci rode il culo a tutti, sì. E ci incazziamo, oppure mandiamo a fanculo, oppure non abbiamo voglia di capire quello che cosa voleva dire. Per invece alla radio sei più attento, c'hai più uno schema, c'hai dei tempi anche da rispettare. Cioè, in quel caso per me è stata una chiave di volta. L'errore si può fare. Prima di passare all'ultima scelta, stiamo parlando di errori, ma ti è mai capitato di doppiare un personaggio e ti dicono fai questo, in realtà poi improvvisi, ti dicono guarda che è molto meglio come hai fatto adesso? Ti è mai successo? Allora, diciamo che nel doppiaggio non puoi improvvisare perché la traccia la magari l'ha il segnata. Modo oppure il modo, sì, non esiste un modo, questo lo dico sempre, non c'è un modo per amare. Però c'è il modo che ha scelto lui, quindi quanto più è aderente al suo modo, quella è la parte più giusta. Però in questo io sono stato abbastanza originale, devo dire, nella mia vita professionale, per cui forse ho fatto dei ruoli, dei personaggi in modo appunto particolare o fuori dallo schema o in un modo anche un po' diverso, sì. Ma anche perché io vengo proprio di... sono un autodidatta, io non ho mai fatto scuole di dizione, di recitazione, cioè proprio... era un lavoro che faceva già parte di me. Sai quando tu dici quella è la scienza, se vogliamo parlare di una cosa spirituale, la scienza infusa che mi ha regalato Dio, e dici vabbè, tu fai questa cosa, boom, e mi ha dato questa capacità e io già lo sapevo fare. Non l'ho imparato, già lo sapevo fare. Quando ce l'hai, come no, si dice. Ma so fare solo quello però, Non so fare altro, credete. Ma vabbè, se uno ti dà una gatella, se fa le salsicce, il rossino. No, non so fare niente. Non so collegare una lampadina, no, non so, buttiamo tutta, non so, l'intervista, zero, basta, buttiamo tutto, buttiamo tutto. Torniamo, andiamo al libro. Un'altra così carambata, diciamola. Allora sì, vabbè, questa è più mia che del pubblico, però. Allora chiediamo sempre un ospite il film, la musica e il libro soprattutto. Il libro che ci hai voluto sempre in una scelta ardua è stato Il profumo di Shushkin. Sì, Shushkin. E quando perché Marco che poi prima ho accennato già la mia passione, quindi in qualche modo ne ho parlato del libro, però insomma vi ho già parlato. Che assist, che gancio. Allora, che succede ragazzi e ragazze, che quando Marco mi dice guarda Roberto Vicini ha scelto il libro Il profumo, vado nella soffitta di casa, ritrovo la copia del libro che ho portato qui e mi sono ricordato, aspetta, dice vabbè fin qua sti cazzi. Tu mi hai rubato il libro, no! Quello libro è mio, perché io non l'ho più trovata la mia sarebbe edizione. Sarebbe una cosa bellissima. Me lo sono voluto ricomprare perché non l'ho trovato più, l'ho prestata a qualcuno. Sai, i libri non si prestano, non si devono prestare. La si regalano o te li Marco, vieni. Marco l'ha detto con la voce che mi spesi, non ritrovo più il mio libro. Eccolo, è là. Eccolo là. Allora, prendilo tu, fai questo gesto. Allora, questo libro... edizione, una delle varie edizioni, all'interno ha una dedica fattami da una ragazza che all'epoca ci volevamo tanto bene, che si chiama Silvia Barone. Salutiamo Silvia Barone, mia grandissima amica, ci siamo voluti bene, ma bene veramente, ai tempi dell'università. Che bella scrittura, Silvia. Esatto, nel 2000, insomma io ho iniziato l'università nel 2002, vabbè voi direte sti cazzi, ho iniziato l'università nel 2002-2003. Una delle prime persone che ho conosciuto è questa Silvia. Nel corso della nostra vita universitaria all'Aquila, abbiamo studiato, lei è aquilana. Lei dice, sai, hanno aperto una scuola di doppiaggio a Pescara, tu che sei di Pescara, che ne pensi se la fa? E chiedeva a degli amici, insomma, che cosa ne pensasse. Io ho detto, vai, dai, ti aiuto, ti ospito io, poi tu c'hai i parenti a Pescara, di qua e di là. Lei praticamente a uno dei miei compleanni mi regala Il profumo e mi fa questa dedica. Questa ragazza poi farà questa, all'epoca, insomma, questa scuola di doppiaggio, una scuola di doppiaggio di Roberto Pedicini e Cristian Ianzante. Certo. Come si chiamava? Accademia? Accademia del doppiaggio. Accademia del doppiaggio? Sì, sì.
Quindi ho detto, ragazzi, ma queste connessioni, vedi, la scienza infusa, le connessioni, l'olismo, tutte cazzate, perché la copia che ho a casa del libro che ha scelto Roberto Pedicini mi è stata regalata e dedicata da una delle sue allieve, penso, senza che lui sapesse tutto torna, di questa cosa. Tutto torna. Vuoi leggerla con la tua... Non capisco tutto, però vabbè, questa frase si può anche evitare, sì, in realtà. Perché ho scelto di regalarti un romanzo in cui il protagonista è un folle psicopatico? Beh, prova a pensarci. Hai 3 secondi. Bip, bip, bip. No, in realtà la vera natura e la vera motivazione è che questo è uno dei romanzi più belli che io abbia mai letto. Un romanzo in bilico tra l'affascinante e l'inquietante. Credo che ti piacerà. E se poi non ti piace, a ciccio, sai che ti dico, tanti auguri. Vabbè, il resto è roba tua. Un gioco, la bibliomanzia. Apri una pagina a caso e leggi quello che ti capita con la voce di Jim Carrey. No, il profumo deve essere. No, il profumo deve essere qualcosa. Più back then. Va bene. Okay. Back then è meglio, tutta nervosa. Non ci volle molto perché diventasse uno specialista nel campo della distillazione. Scoprì, e in questo il suo naso lo aiutò più che non il meccanismo delle regole di Baldini, che il calore del fuoco esercitava un'influenza decisiva sulla buona riuscita del distillato. Ogni pianta, ogni fiore, ogni sorta di legno e ogni frutto oleoso richiedevano una procedura specifica. Ora, occorreva che si sviluppasse un vapore molto intenso. Ora bastava che la sostanza ribollisse moderatamente e molti fiori davano il meglio di sé soltanto facendoli scaldare a fuoco molto basso, eccetera, eccetera. Non abbiamo scelto una parte emozionante, però insomma... Beh, però comunque è emozionato lo stesso. Stavo viaggiando. Se Roberto leggesse la lista della spesa prima di andare al supermercato sarebbe emozionante. Io ho sempre detto una cosa, anche il doppiaggio ha le immagini, vabbè, tu lo vedi il film quando lo doppi, no? Però credetemi, ogni volta che io leggo qualcosa, per me ci sono tutte immagini. Vedo sempre robe. È come una visione. Quindi anche al doppiaggio mi capita, cioè quando visualizzare un sentimento, no? E mi viene una raffigurazione o di un'esperienza vissuta o di qualcosa che non ho mai vissuto, capito? È quella la fantasia del bambino che dicevo il gioco. Anche oggi, sì. No? Insomma, del gioco. Perché proprio è una magia, cioè è proprio una magia, io me lo sento come una magia. Forse è questo il dono che mi è venuto, capito? Che mi è stato donato. La fantasia, aggiungerei, di un figlio unico che ha spesse volte giocato da solo e che tante volte ha sofferto di solitudine e quindi tante cose se le doveva immaginare, le doveva inventare per divertirsi, no? Questo ero io, insomma. Io continuerei per ore. Abbiamo a parlare. Pochissimo tempo, io ho portato anche dei tipo di, ma non faremo in tempo a commentarli, però di una pila uno ne voglio commentare. Certo, ecco. Regia, abbiamo qualche tempo, un po' di tempo per commentare. Allora, sì. Ci sono alcuni. Guarda, film. Ecco, questo era il film pure che ero indeciso. Questo, ecco, questo lo possiamo anche, non dico sostituire a Interstellar. Eternal Sunshine on the Spotless Mind, cioè Se mi lasci di cancello. Sì. Titolo italiano, vabbè, di merda, ma lo dico io, merda, che lo dico io, l'abbiamo detto tutti. C'è un Jim Carrey straordinario da Roberto. È una Kate Winslet meravigliosa. Questo film l'ho amato perdutamente. Allora, anche film che non ti aspetti, tipo Die Hard. Scoperto, tu hai fatto Trappola di cristallo. Trappola come di cristallo, il primo, cioè, Die Hard. Il primo. IPKA, motherfucker. Tradotto. Pensa che non mi hanno fatto la multa, IPIA, pezzo di merda. Non mi hanno fatto la multa della polizia che avevo fatto un'infrazione una volta per strada perché gli dissi, guarda, doppiaggio. Oh, tu le fatte quelle. Fammi sentire. Quasi minacciando, no? Fammi sentire per mettermi alla prova in quel momento perché magari avevo raccontato una cazzata. Gli faccio IPIA, pezzo di merda. Gulo, sento! Capito? Che merda!
E quindi abbiamo fatto questa roba. Trappola in stallo. Vabbè, questi, la colazione dei campioni, c'è cioè un grandissimo Bada al sodo. Vabbè, Batman Forever, una delle tue esperienze. Vabbè, diciamo, quella, lì mi sono fatto un culo pazzesco. Su Batman Forever? Porco Giuda, faceva l'enigmista, Jim Carrey era un folle totale. Cioè, sì, doveva fare il pazzo. Ho urlato per tutto il film, cioè veramente una fatica improbabile. Indovina, indovinello, chi ha paura del Mamma pistello? Mia, bellissimo. Truman Show. Vabbè. Truman Show, ragazzi. Vabbè. Il film del decennio. Questo è considerato da molti film di quel decennio. Sì, questo è un film. Tra parentesi, non lo dico per presunzione, non sono per niente, però sono orgoglioso di aver preso il nastro d'argento proprio per The Truman Show e per Celebrity di Woody Allen, che è un film che ebbe insomma meno successo. Bellissimo. Kenneth Branagh. Dove Kenneth Branagh in realtà interpretava Woody Allen nel film. E, però io sono particolarmente legato. E, però mi è venuto in mente, il nastro d'argento, sono fiero di essere stato premiato da uno dei giornalisti che io amo più di tutti, Vincenzo Mollica, che presentava i Nastri d'Argento all'epoca nella sala bella di Cinecittà, venni premiato lì. Poi dall'anno dopo, purtroppo per me, è passato al Teatro Greco di Taormina, che dico, cazzo, sarei andato anche io lì molto più volentieri di andare a Roma. Taormina. Però molto bello e bellissimo. Sì, The Truman Show, io sono legato veramente in modo viscerale a questo film. Anche se la prima volta che ho doppiato Jim Carrey fu in Batman Forever. Di che anno è? 95. 98, la prima volta, quindi 29 anni fa ho doppiato Jim Carrey la prima volta. Sì, ho portato apposta che so che è il tuo primo Jim Carrey. Sì, sì, è questo qua, vabbè, questo è okay. Amore. E poi due film abruzzesi, molto, cioè aspetta, abruzzesi. Sto cercando di risparmiare tempo prezioso. Allora, Big Night. Sì. Ti dico una storia veloce, non so se te l'ho già raccontato o se l'hai beccata da qualche parte. Allora, Big Night in realtà in originale loro sono degli espatriati, degli immigrati italiani calabresi. Ah, non lo sapevo. Questa è stata una cosa che noi abbiamo inventato al doppiaggio. Perché? Che non me ne vogliano i calabresi all'ascolto. Reputato dalla distribuzione, dal direttore, un dialetto poco simpatico, dovevano trovare un dialetto più simpatico. Il dialetto simpatico in Italia, che ne so, è il napoletano, può essere, che ne so, il siciliano, il romano, certo. Però loro non avevano quella tipologia. Quindi il direttore, Filippo Ottoni, straordinario direttore di doppiaggio, adattatore, linguista, persona straordinaria, mi chiamò e mi disse: Robè, questo lo dobbiamo fare, l'adattamento anche un po' in sala, ti devi inventare delle robe in abruzzese. E quindi, e feci anche da consulente a Stefano De Sando, che doppiava mio fratello, il fratello più grande, Tony Shalhoub. Esatto, bellissimo, attore libanese, mi pare, o egiziano, insomma un attore, non lo so, ma sì, se la giocano Stanley Tucci e Tony, stupendi, Shalhoub. Stupendi. Passamelo su, che... passamelo su. No, le polpette con le spaghetti non le faccio, non le faccio. Sappi che l'ho dato in una scuola di cucina. Bellissimo. Questo, ho fatto una lezione di cinema in una scuola di cucina. Bellissimo. E soprattutto e adesso? Io... aspetta, concludiamo perché... E che bello, so pone le dicchie. Signori, Austin Powers in Goldman, probabilmente molti di voi non sanno neanche di cosa sto parlando. Ciambagne, c'è l'uragne, tu sul colore di Cambagne. Io me ne vado, basta, abbiamo finito. Ah, questo è bellissimo. No, allora, io tornavo la sera dal lavorare... Quando ho doppiato questo film, andatelo a vedere se non l'avete visto, Austin Powers Operazione Goldmember, che è quella comicità un po' demenziale americana, ma la cosa importante è che tutte le battute di questi film, in realtà a noi, se fossero tradotte letteralmente, non ci farebbero ridere, perché c'è proprio la comicità americana anglosassone, che è di altra tipologia. Quindi è stato un film adattato magicamente, magistralmente da Marco Mete, ma poi l'abbiamo creato in sala. Il rap, quello di Dottor Male, sì, l'abbiamo proprio inventato in sala, passo passo. Qua che possiamo fare? Gioca addomine, vaffanculo. Cioè quella l'abbiamo fatta. Si vede il mio personaggio, chi non l'avesse visto, che sta là dentro il carcere e fa un rap carcerato. Dove c'è gente che sta giocando a domino, che già quella è una scena demenziale, cioè domino in un carcere, sì, con tutti questi tipi palestrati, tatuati, sì, sì. Gioca a domino e vaffanculo. Che poi quella è una ripresa, è una sua citazione di Eminem,
di Eminem, di quel del film, come si chiamava? 8 Mile, bravo. Mi ricordavo l'8, ma non mi ricordavo la 8 Mile, esatto, è una citazione, e quindi ha fatto quello da pisciarsi sopra. La mia ultima domanda è: come è stato possibile che Roberto Vicini ha fatto questa cosa? Allora, tutte le sere, quando tornavo a casa, questo doppiaggio è durato molto, quando tornavo a casa tutte le sere mi faceva male qua per il troppo ridere, che noi, sai quante registrazioni abbiamo interrotto perché crepavamo dalle risate? Beh, questo è veramente un film dove ci siamo veramente pisciati sotto. Scrivete nei commenti se volete il film, andatelo a vedere. Ve lo fornisco, non per presunzione, ma questo film lo dovete vedere. Cinema. Se si iscrivono al canale a Dichisilufi, iscrivetevi, commentate, ve lo passo io il film. No, non solo, ma poi ci tengo a dire una cosa. Tutte le trasformazioni, ovviamente, di Mike Myers, che fa 1, 2, 4 personaggi, ragazzi, 3 eh. E 4 e anche l'olandese Dottor Male, Goldmember, Austin Powers e Ciccio Bastardo. Quattro sono. Lo voglio friggere. Guarda, fa. Sento come feda, lo suppone l'andicchia, che aveva fatto la diarrea, ma una roba ignobile. Faccio una dieta dissociale. Ragazzi, bellissimo. Uno vede quel film. Quella è storia, sì, quella è da vedere. Anche perché cioè, venivamo dai primi due film, io vado quel demenziale, che era molto anglosassone, molto british. Arriva questo film totalmente anarchico, libero, in cui ogni battuta, penso anche dalla Val d'Aosta. Beh, lui è proprio trasgressivo. Mike Myers è proprio. Sì, è molto trasgressivo. Ma poi è pieno di guest-star, c'è Michael Caine, Beyoncé, I love Beyoncé, Foxy Cleopatra, la regina della scopata. Sì, bello, molto divertente. Grazie. Ma grazie a voi è di stata avere... veramente una grandissima puntata. Siamo divertiti. Un altro paio d'ore stiamo. Io ho fame, però, perché adesso sto cominciando a ubriacarmi. All'ultimo brindisi. A loro che hanno avuto la pazienza di vederlo, esatto, questo podcast, e soprattutto questa quindi all'intelligenza artificiale che potrà anche sostituire i lavori, ma ne li sa fare gli arrosticini, ne li sa e neanche il vino, sì. Non sa fare né il vino né gli arrosticini. Ma per chiudere facciamo una cosa, fai un saluto per chi ascolta di Dichisilufi, magari con la voce di Leonida. Ma lui non ha doppiato Leonida? Sì, ne ha fatto Leonida, sì. No, è stato Marco Papa a doppiare Leonida. È una gag. Me l'avevo preparata questa. Arrivederci, grazie. Non te la faccio dopo questa. Marco Papa che avremo. Marco, io gli voglio bene, ma stai scherzando? Lo adoro, figurati. No, scherzavo. Di chi sì, Lufi. C'è anche il padrone di casa. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie ragazzi. Meraviglia. Ah, no, va bene.